finisce due pari l'atteso incontro tra l'Iblea 99 e il Canicattini, insomma dopo quattro vittorie di fila una battuta d'arresto in casa. Eh sì, la prima battuta d'arresto ci dispiace parecchio, soprattutto per il nostro pubblico che oggi era abbastanza numeroso. È stata una bella partita, molto tirata, giocata molto anche a livello fisico. Abbiamo fatto qualche errore di troppo che stavamo pagando anche più del dovuto, però per fortuna alla fine siamo riusciti ad acciuffare il pareggio e prendiamo un punto e andiamo avanti. Comunque guardate sempre in alto questo campionato. Più che altro guardiamo avanti partita dopo partita, non andiamo oltre col pensiero ma cerchiamo di essere umili con i piedi per terra. Il campionato ancora è molto lungo e ci sono squadre attrezzate come noi per arrivare fino in fondo. Mister, una partita iniziata molto male, comunque alla fine siete riusciti a recuperarla. Sì, diciamo che oggi abbiamo avuto sicuramente qualche difficoltà in più rispetto alle partite precedenti, abbiamo incontrato sicuramente un ottimo avversario, e messo bene sia tatticamente che a livello fisico, erano abbastanza bassi e noi soprattutto nella prima frazione di gioco non riuscivamo ad allargare bene il campo per poter creare le occasioni da gol che comunque in ogni caso abbiamo avuto, ma diciamo un primo tempo ho giocato così e così. Nel secondo sicuramente abbiamo giocato meglio, anche andando in pressione in maniera molto più aggressiva rispetto al primo. Siamo riusciti a riprenderla e ci prendiamo questo punto, ce lo teniamo stretto perché la partita si era messa davvero male. Queste sono le classiche partite, sembra che la palla poi non ti vuole entrare. Qualche decisione arbitrale che ha lasciato l'amaro in bocca? Sì, ma non mi va di parlare di questo perché guardo più in casa mia, guardo più agli errori che abbiamo fatto e sicuramente c'è da migliorare, è buona la reazione e poi l'arbitro purtroppo fa parte della gara, l'arrabbiatura ci sta anche, ma fondamentalmente se riesci a mettere dentro, se la fortuna un po' t'aiuta e fai quei 4-5 gol che tra il palo, tra le grandissime parate del loro portiere non abbiamo fatto. Non c'è arbitro che tiene, sì, qualche decisione sicuramente è discutibile, ma voglio dire, più che altro guardo in casa mia e sicuramente in settimana dovremo preparare al meglio la trasferta di Rosolini.